Sono Lorenzo Renzulli del Comitato Tecnico Scientifico della Dan Venice Art Gallery e oggi ho il piacere di avere qui con me il maestro Eugenio Bertin. Piacere mio. Quello di Eugenio Bertin è un nome che chi conosce un po', frequenta o ha frequentato negli ultimi anni questa galleria già avrà avuto modo di conoscere, di incontrare, perché ha già partecipato a vari eventi, a delle belle mostre personali e collettive organizzate appunto dalla DEM. Ma il maestro ha una lunga storia, artistica e ha realizzato oltre 150 mostre nel corso della sua vita e quindi insomma è a pieno titolo un maestro, non solo un artista, ma un artista che ha vissuto un percorso lungo, articolato, complesso di evoluzione nella sua arte. Alcune delle sue opere più riconoscibili sono dei paesaggi di chiara ispirazione impressionista, dove l'uso dei colori e della luce, rende l'opera veramente, riconoscibile, e immediatamente riconducibile a lui. Ma nel corso del tempo ha ovviamente ha avuto modo di cimentarsi anche con altri soggetti, con altre tematiche, e di questo parleremo anche in seguito. Prima però volevo sapere dal maestro un po' quali sono, dal suo punto di vista, lui che le ha vissute, le tappe principali del suo percorso artistico, come ha iniziato a avvicinarsi all'arte e quali appunto sono state le tappe dell'evoluzione del suo modo di fare arte. Sì, io ho iniziato già da piccolo ad avere questa predisposizione, però è ovvio che ho dovuto coltivarla facendo le scuole. Non ho fatto subito la scuola d'arte, però ho studiato agraria e mi sono diplomato in progettista in giardinaggio. Già questo qui mi dava un modo per poter anche esprimere un po' la mia fantasia nei giardini. Però la pittura era sempre la cosa principale che ero portato. Vengo anche dalla musica, perché dai 7 ai 15 anni ho studiato musica, fisarmonica e pianoforte. Però, insomma, no, come musicista no, no, non andava molto, purché ho fatto dei concerti da piccolo, perché avevo 10 anni che mi portavano a fare dei concerti al Teatro Verdi di Padova, però. Ero molto emotivo che al limite mi si fermava anche la mano, facevo finta di suonare. Quindi la musica l'ho lasciata e ho cominciato invece con la pittura. Facendo poi, diciamo, dopo essere stato diplomato, mi sono iscritto all'Accademia di Venezia e ho fatto i corsi, insomma, regolari all'Accademia. Certo. Come studio, quindi poi ho approfondito girando un po' anche diversi musei per il mondo e quindi acquisendo un po' anche quello che avevano fatto i grandi e io da lì ho attinto per poi trovare la mia strada, che io sono un po' portato più per l'impressionismo e pertanto quelle mie opere insomma, ricollegano un po' questa tecnica. Purché avendo fatto dall'informale all'astratto tutte le correnti anche quando si faceva in accademia, però questa era la mia strada. Certo, quello con cui si sente più a suo agio, Sì. diciamo, certamente. E poi a un certo punto del suo percorso ha scoperto, o forse riscoperto, insomma, anche l'arte sacra, quindi una certa predisposizione verso il mistico, il sacro, e verso l'arte che appunto esalta queste tematiche, racconta episodi dell'Antico, del Nuovo Testamento, o raffigura personaggi, insomma, come la Madonna o altri. Ci racconti un po' di questa parte della sua produzione artistica. Questo è stato un dono che ho voluto, ringraziando Dio, diciamo, di questo dono e questo talento che quindi l'ho sviluppato un po' come facendo dell'arte sacra proprio per ringraziare. Quindi opere di arte sacra ne ho in parecchie chiese, anche commissionate,
e su qualche museo, diciamo, qui del Veneto e anche fuori. Benissimo. Qui siamo alla Dam Venice Art Gallery e quindi volevo, prima di salutarla, di ringraziarla, concludere questa breve chiacchierata parlando appunto del suo rapporto con questa galleria, quando l'ha conosciuta, quando ha iniziato a collaborare con questa realtà del nostro territorio. L'ho conosciuta perché sono stato invitato all'inaugurazione di un mio amico poeta e da lì, presentandomi Elena, è nata questa collaborazione che poi si è sviluppata nel tempo con mostre che sono state fatte qui a Mestre, Venezia, nelle varie sedi della Dam Certo. Venice Art Gallery e poi come programma ci sono programmi internazionali dove la Progetti per bravissima il futuro, Progetti per il diciamo. futuro, dove la Dam Art Gallery, diciamo, sta sviluppando e io faccio parte, grazie anche alla gallerista Elena, di questo progetto. Bene. La ringrazio, maestro. Grazie a lei.